Ovunque nel mondo, Royal Canin sviluppa con passione il territorio della nutrizione e salute al servizio del benessere dei cani e dei gatti. Royal Canin, con i suoi prodotti di qualità ineguagliata, è un'azienda unica e veramente differente. Non so dove... Ah, eccolo qua. Grazie, dottor Ferrari. La ringrazio di essere qua tra noi, perché si sta preparando un momento importante. Quello che vediamo è uno spettacolo. In realtà c'ha dei fondamenti importanti, cioè sono cani che normalmente lavorano su strada. Sì, beh, questo è uno spettacolo, ma poi in realtà per noi è una parte importante del nostro lavoro, perché questi cani vengono impiegati in supporto ai servizi che svolgiamo quotidianamente, quindi sono veramente dei nostri preziosi collaboratori. La ringrazio moltissimo. Io intanto commento e racconto che cosa sta succedendo, perché c'è praticamente il primo gruppo è antisabotaggio, è giusto? Sì, sì. Antisabotaggio con Alessandro che porterà Ugo, sì, un labrador, Ugo. Antisabotaggio. E succede questo, esattamente che cosa cosa succederà? Ricerca sui bagagli, questo è un cane addestrato a metodo ATF, quindi farà la ricerca sui bagagli posizionati. Perché? Perché una di queste valigie contiene esplosivo, ma voglio sapere, contiene veramente esplosivo in questo momento? Sì, contiene dell'esplosivo, ovviamente inerte, comunque è pericoloso. Possiamo sapere in quale? Una quantitativa... No, qual è la valigia? Devo riconoscere. Neanche, chiami il cane, scusa. Vabbè, no, perché almeno sappiamo, scusa, se ci dici, riconoscila prima di far entrare il cane. Provo. Sì. Cioè, c'è l'esplosivo e non sai qual è. Sì, non so qual è. Ma la trovi o no? No, è difficile trovarla. Cioè, se gli dai un calcio, quella che salta in aria. E infatti stavo facendo quella prova, non c'è. Non c'è ancora, l'abbiamo messa o fa la prova? L'ultima? Benissimo, allora noi l'abbiamo. Tieni questo. Dovremmo avere l'indicazione su questa valigia. Allora, questa è la valigia. Questa dovrebbe essere la valigia che ci dovrebbe indicare il cane. Allora, facciamo sì, se mi dai un po' più di cavo. Grazie mille. Allora, quindi la valigia che contiene l'esplosivo è questa qua. Vedi, ha girato il cane perché non guardi, no? Allora, devo dire che si può dire il conduttore, il padrone. È un conduttore, sì, conduttore del cane. Alessandro, il cane si chiama Ugo, un labrador. Benissimo, un labrador, Ugo. Allora, in quanto tempo dovrebbe trovarla? Beh, oddio, dipende dal cane, comunque 20 secondi. 20 secondi. Quanti cani ci sono in antisabotaggio? In antisabotaggio qua a Torino sono 4. 4 cani antisabotaggio? 4 unità antisabotaggio. Quanto dura l'allenamento per riuscire ad arrivare ad ottenere un cane che fiuti dell'esplosivo all'interno del Beh, c'è un preventivo corso presso il centro addestramento di Nettuno che dura di solito circa 6 mesi. Dopodiché vengono mandati presso le squadre regionali dove lavorano quotidianamente o in servizio o in addestramento, comunque costantemente vengono addestrati alla ricerca. L'ultima cosa, quando è che si capisce che il cane antisabotaggio è il migliore? Beh, indubbiamente vengono innanzitutto preselezionati perché possano fare questo tipo di lavoro. Dopodiché la bravura del conduttore e del cane si vede dal feeling che loro raggiungono poi comunque nel lavoro e nella vita, diciamo, che trascorrono insieme. La domanda è, viene normalmente lavorate dove col cane antisabotaggio? In aeroporto? Noi abbiamo, diciamo che questo metodo è nato proprio per gli aeroporti, infatti tutti gli aeroporti tipo Caselle, Orialserio, Linate, sono tutti coperti con l'antisabotaggio. Tutti coperti con l'antisabotaggio. L'antidroga è coperto dalla Guardia di Finanza, non da noi. Di solito negli aeroporti la Guardia di Finanza. Allora, vediamo subito immediatamente Alessandro che porta Ugo, che è quello a quattro zampe. È giusto. Bene. Allora, vedi come Alessandro comincia dal fondo. Lui ha già iniziato ad annusare. È già acceso. Ecco, cosa fai per dire, cioè come fai per accenderlo? Se così. Ma
Sostanzialmente quando iniziamo a lavorare il cane capisce per convenzioni molti segnali, no? Anche due o tre segnali li capisce. Prima di tutto è la sacchetta, piena di cibo. Che se il premio si trova che c'è la sacchetta, per lui si inizia a lavorare. E dice c'è la sacchetta, lui se trovo mangio, quindi c'è il premio. E lui poi si siede una volta che sente l'odore dell'esplosivo. Ah, lui si siede per segnalarlo. Benissimo, ti lascio lavorare. Quindi, Ugo. Vi ricordo che la valigia che contiene l'esplosivo è quella più vicina a me in questo momento. Cioè questa. Per cui Ugo, se trova l'esplosivo, dovrebbe sedersi. Eccezionale. Bravissimo Ugo. Senti, posso provare, distrai il cane un attimo. Aspetta, vai, è tutto tuo. È proprio bravo il nostro Ugo. Bravissimo, l'applauso se lo merita proprio. Grazie Alessandro, grazie Ugo, ciao Ugo. È importante anche sottolineare che tutto l'addestramento è basato sul rinforzo positivo, per cui esatto. Sul premio. Sì, sul esatto, premio. Sempre sul premio. Beh, è un fiore all'occhiello questo per la Polizia di Stato. Siamo orgogliosi di loro. Anche noi. Allora, invece il secondo è un antidro. Ah, c'era veramente esplosivo. Eccolo qua, grazie. Allora, il secondo invece è il gruppo di antidroga. Antidroga è praticamente lo spettacolo, è che poi non è uno spettacolo, che cosa fanno? Semplicemente, sempre usando le valigie, o mi sbaglio? Non allarga di più. Quindi sempre usando le valigie. Adesso il poliziotto sta per nascondere una piccola quantità di droga. Voglio chiedere se dico il vero, sì. Useremo sempre le valigie e... Ora farà il giro con le valigie negative, senza droga, e il secondo giro metterà una valigia positiva, cioè una piccola negativa. Positiva che vuol dire? Che ci metti dei, che cosa? Piccolo quantitativo di droga, ora non so quale tipo di droga metteranno. Perfetto, però adesso il cane, voglio ricordare che il cane è Darius, e lo addestra, o addestrato Alessandro. Allora Alessandro adesso fa un giro senza niente praticamente. Ok, che cosa fa il cane quando, posso avvicinarmi? Sì, fa il cane quando trova la droga. Quando trova la droga o raspa o morde a seconda del tipo di materiale su cui deve fare. Quindi o raspa, quindi o scava, esatto. O morde. In questo caso cosa fa? In questo caso, visto che il cioccolato mi piace tanto, sentimenti del simpatico, sicuramente un po' la mordia. Lupo, lupo tedesco, pastore tedesco. Perfetto, allora, pastore tedesco, Darius, le valigie sono tutte e due. Adesso sappiamo che le valigie in questo momento non contengono assolutamente nulla. Dire, questi cani sono utilizzati nella ricerca di droga, non in aeroporto, perché come abbiamo detto sono quelli della finanza che se ne occupano, ma dove? Caselle autostradali, stazioni, perquisizioni domiciliari, in tutti quegli ambienti. La squadra mobile antidroga noi siamo a disposizione, quindi di conseguenza veniamo chiamati in ausilio di tutte le squadre mobili. Per quanto riguarda la regione Piemonte, ovviamente tutte le questure del Piemonte possono impiegarci. Una macchina, fermare il posto di blocco, fermate la macchina, state cercando un carico di droga. Esatto, in quel caso il cane fa la ricerca.
sta mordendo, ma non è ancora nascosto, devo dire. Secondo me ha ricevuto il premio, ma abbiamo visto utilizzare prima un premio alimentare, mentre adesso un premio adesso gioco. Invece il rinforzo positivo è la pallina. In questo caso l'unica differenza, appunto, 4 anni e mezzo, la differenza che c'è fra l'antidroga e l'antisabotaggio, appunto, è che il cane dà la reazione raspando e mordendo, quindi cercando di distruggere tutto ciò che interpone fra lui e la sostanza stupefacente, mentre l'antisabotaggio si mette in posizione di seduto in modo da non creare problemi. Stigmatizziamo immediatamente quelli che pensano che il cane, Sia un tossicodipendente, quindi l'abbiamo visto con la pallina, perché appena appena si è preso il suo premio, lui si è distolto completamente dalla sostanza stupefacente, non gli interessava più. Benissimo. Adesso vediamo un attimo. Per cui abbiamo visto anche in questo caso due differenti tipi di razze, due razze molto diffuse, comunque caratterizzate da un'elevata addestrabilità, un elevato grado di obbedienza, perché appunto è un lavoro che richiede molta concentrazione e molto legame. Allora, in questo sacchetto ci sono, diciamo che non ci sono neanche 10 grammi di hashish. 10 grammi di hashish? Sì. Abbiamo utilizzato l'hashish in questo caso. Comunque, possiamo provare a rispondere in un'altra valigia? O sì, possiamo fare anche la prova su una persona al limite. A sua persona? Sì. Se Alessandro è d'accordo. Alessandro si è perso. Mi sa che Alessandro ha pensato di aver finito e quindi è andato a posare il cane, perché il cane ovviamente lavora e poi va messo in gabbia. Sempre una questione di addestramento. Certo. Una volta che ha finito va posizionato nel suo box. Bene, allora siamo al terzo, alla terza esibizione. Terza esibizione in realtà è divisa in due. Esatto. Perché è la posizione e la diciamo che rappresentiamo uno scippo. La ordine a pubblico. Esatto. Sì. E stiamo per organizzare due scene. Uno scippo, cioè ci sarà un figurante, Luca in questo caso, che fingerà di scippare Lina. Esatto. La borsetta. E il cane Cesar, accompagnato da Matteo, interverrà per fermare lo scippatore. Quindi ferma lo scippatore in questo caso. Vedi, già ti abbaia, Luca. Si è fatto. Luca già ha capito che deve prendere. Ecco, Luca che finge di scippare la borsetta Lina. È che se non lo ferma. Adesso gli ha dato il lascia e quindi il ferma. Ovviamente lo scippatore preferisce che il poliziotto gli spari, piuttosto che rimane addosso Cesar alla fine. Beh, Cesar è un bel cagnone abbastanza pesante, quindi se ipoteticamente il fuggitivo fosse scappato veramente in maniera veloce, il cane quando gli arriva gli dà un impatto che è veramente pesante, e quindi lo stende a terra. Cesar arriva ai 40 kg. Però quanti anni ha Cesar? 5 anni. Matteo, da quanti anni tu hai, da quando è piccolo, praticamente da 3 anni che siete insieme? Quindi, 3 anni che siamo insieme. 3 anni che siamo insieme. E quindi 3 anni che lavorate insieme. Ma lui già lavorava o no? Era precedentemente antidroga. Ha avuto qualche problemino come antidroga e si è rivisto come ordine pubblico. Ordine pubblico. Grazie mille. Prego. Adesso c'è un'altra scena, sempre con Cesar, è giusto? Sì, allora, sempre Cesar. Stanno organizzando praticamente una rapina. Si fingerà uno sportello, se così possiamo dire. Sì, un bancomat dove magari uno va a prelevare. E che Luca entrerà per fare una rapina. E vediamo come Cesar. Cesar o Cesar? Cesar, noi lo chiamiamo Cesar. Benissimo. In questo finto negozio, dietro questa tenda, c'è Lina che si presta, che verrà rapinata da Luca. Ecco, allora, c'è una pistola assolutamente finta. Bene, c'è il tentativo di rapina. Luca entra, tenta la rapina,
sta gridando, questa è una rapina, prende il denaro, c'è un poliziotto, ecco, non solo c'è una rapina, ma è anche... Ecco, devo dire che la velocità con la quale Cesare interviene è impressionante. Sì, anche se qua è tutto molto limitato per gli spazi, per il contesto, perché ovviamente non è un contesto a cui loro sono abituati. Io probabilmente, non è solo idea, ma immagino che anche la simulazione dell'arresto è per garantire a Cesare che... Cioè, il modus operandi per cui deve abituarsi. Viene confermato, esatto, in quel modo viene confermato. Bene, io farei un applauso grandissimo a Luca che si è offerto, fa parte anche lui della polizia, a Lina che...